23 pattuglie, 48 tra agenti e militari in divisa e in borghese hanno passato al setaccio gli angoli della città e le zone più a rischio. In campo polizia municipale, carabinieri, guardia di finanza, polizia di Stato, coinvolti anche gli uomini della Croce Rossa e due unità cinofile. Controlli a tappeto, identificazioni, posti di blocco sono stati realizzati per prevenire e contrastare reati legati al consumo e allo spaccio di stupefacenti, abuso di alcol e prostituzione. Bilancio: 300 persone identificate, 189 veicoli controllati, oltre 500 documenti visionati, quasi 200 persone sottoposte all'alcol test. 21 sono state le violazioni al codice della strada accertate, 5 pubblici esercizi sono incappati in sanzioni amministrative, un minorenne lodigiano è stato segnalato alla Procura dei Minori di Bologna per possesso di 2 grammi di hashish, un altro giovane è stato denunciato perché è trovato con 2 grammi di hashish, entrambi sono stati bloccati nella zona della stazione ferroviaria. Tutti i dettagli di questa maxi operazione sono stati forniti questa mattina in una conferenza stampa in questura. Sono estremamente soddisfatto, merito di tutte quante le forze di polizia che sono state impiegate in questo servizio. Lodevole anche il contributo da parte della Croce Rossa Italiana, che non mi stancherò mai di ringraziare per la professionalità con cui ci hanno affiancati. Vedete, noi stiamo programmando a Piacenza una serie di interventi tra tutte le forze di polizia che diano alla città di Piacenza, ai loro cittadini, la percezione di sicurezza. Noi ci stiamo impegnando in tal senso e i cittadini ci stanno ricambiando con testimonianze di affetto e soprattutto di solidarietà ogni qualvolta noi interveniamo sul territorio. Incontreremo molto presto in questura i cittadini di Piacenza, o meglio coloro i quali sono iscritti nei gruppi di WhatsApp con cui possiamo condividere determinate informazioni per metterle a fattor comune fra le varie forze di polizia, perché in questo modo potremo organizzare, programmare e attuare determinati nuovi interventi sempre nella città. Uniti si vince, perciò Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e noi, mettendo a fattor comune le proprie risorse, è chiaro che si ottengono dei risultati.